Buongiorno, oggi intervistiamo Francesco e DNA. DNA, Francesco, cosa pensate della Juve? Rispondi te, Franca, a me mi viene l'orticaria. C'è poco da pensare della Juve. È una squadra è un eufemismo, chiamiamola così. Diciamo, secondo il mio modesto parere, rubano da quando sono nati. Non lo sapevo, DNA. Adesso lo sai, Fra. O no? Che dici tu? Sì, è vero, dai. Andiamo avanti. Cosa pensate di Cacciopoli? Rispondi te, Fra, che sennò io poi dico. Calciopoli fu un'indagine fatta nel modo giusto comunque, perché c'è tanta gente che contesta questa cosa di Calciopoli, ma siccome noi siamo interisti e Sì. non siamo anarchici, rispettiamo le sentenze. Bravo, e oltretutto, secondo il mio modestissimo parere, hanno pagato poco perché il Catanzaro con una presunta telefonata l'hanno fatto sparire. La Juve ha pagato poco. A Catanzaro erano figli di puttana e a Torino no. Andiamo avanti. Cosa avete provato l'anno del triplete? Guarda, non mi ci fa pensare che mi crescono i capelli, madonna mia. Io più nell'anno del tripletto mi ricordo il 2006, perché sono di Messina. Quell'anno con Calciopoli la Juve andò in Serie B e fu l'anteprima del tripletto. Che bello, guarda, Il no? Messina in Serie Dove? A, perché era arrivato terz'ultimo la Juve, retrocede per Calciopoli, il massimo Ripete, la Juve dove classificato. giocava? Francesco, ripetelo, ripetelo. Dove In Serie giocava la Juve? B nel Dove? 2006. Gridalo un po'. In Serie B nel Mamma, che 2006-2007. godo. Con Frosinone, con Crotone, con l'Albino Leffe, con Rimini, Rimini, Rimini. Va Beh, anche bene. quell'anno però c'era anche il Napoli, ricordiamoci. In Napoli, che adesso stradomina il calcio italiano, è ridicolo perché Napoli e Juventus stradominano il campionato. Andiamo avanti. Visto che siete entrambi interisti, come vivete una partita dell'Inter? Ma io faccio piuttosto ridere perché ho tutte le mie cose da fare, quindi preferisco non farmi vedere perché comunque è come se mi innamoro sempre, il cuore mi batte a mille ogni volta che inizio la partita, veramente. Guardi, dico la signora, essere interisti si nasce, non si può diventare, per un motivo semplice. L'interista, e sono orgoglioso di quello che sto per dire, attenzione, perché magari tu la prendi come puoi. Noi a volte soffriamo, però è nella sofferenza che si cementa la vera Ragione. persona, la gioia, l'uomo. Essere uomini, Vuol a dire essere differenza degli interisti. altri, essere bravo, me le ho Perché detto quello. rubare è facile, 3 più 2. È come se io e te facciamo una gara adesso, Francesco. Tu passi da Via Meravigli e dobbiamo arrivare in Duomo. Tu passi da Via Meravigli, io da qua. Chi è che arriva sempre prima? Tu. E la Juve così, parte da Via Meravigli per arrivare in Duomo e vince ogni anno, Però capito? noi siamo l'Inter. Sì, l'unica squadra per farti C'è triplete. scritto qua, fallo vedere, DNA, Fai cosa vuol vedere dire? DNA, fai Cosa vuol vedere dire DNA. DNA solo? Per Serie A. cui? DNA solo. Serie A. Fai vedere. Questo è un regalo del mio amico Musmarra, che gli Che voglio salutiamo. bene, che salutiamo tra l'altro. Salutiamo perché Musmarra. Ok. Beh, abbiamo pure. Finito, cara. No, un'ultima domanda, cosa pensate del calcio italiano adesso? Che siamo in caduta libera per una serie di cose. Gli ultimi campioni sono i veri campioni. L'ha preso l'Inter. Sì, no, si parlava dei veri campioni, cresciuti sono almeno 10 anni che non No, arrivano più. quello è vero, adesso. Perché comunque è un discorso economico, un discorso, non si sono fatti gli stadi, non si sono fatte delle riforme e tante cose. Noi, il calcio italiano rispecchia in questo momento l'andazzo del paese. E poi secondo me è ridicolo il calcio italiano, perché ci sono due squadre che 6 anni fa erano in Serie B, una prima e una seconda, e stradominano il campionato italiano. 2 più 2 quanto fa? Quanto fa 2 più 2? 5. Sei juventino, che loro vanno sempre avanti. Apposta. No, per lei, perché ieri mamma ha risposto bene. Vabbè, vuole sapere altro? Ringraziamo Francesco e DNA, salutiamo i nostri E non telespettatori. vuoi venire a salutare i telespettatori No, qua no. oggi? E vabbè, salutiamoli noi. Buona serata. Forza Inter.